Madonna mia, sempre piena piena questa metropolitana. Oh, mai che ti puoi sedere, no? Vabbè. E a che ora venite? Le 5 meno un quarto. Beh, mi stavi dicendo, ti devo dire un segreto. Ma forse non te lo dico più. No, di, sì, Cinzia. No, ma forse è meglio che non te lo dico più, Nadia. Cinzia. Dai, lo vuoi sentire? Sì. Nadia. Mi sono fatta l'amante. No! Ehi. E quanto hai speso? Oh, Nadia, che spese hai speso? Ancora a me me la richiedono, non è che proprio devo andare a bussare alle porte. Te sei fatto un amante vero? Sì. Ma è per quello che sei tutta così raggià. Non che mi bello, vedi, non vedi come vado? Ma ti ma hai un'altra luce negli occhi? Non vedi come vado irrorata, non ma, vedi? Mamma, infatti, mamma, mi sento tutta irrorata. Ma io infatti quando t'ho visto ho detto ma i che i capelli cosa? Grassi sono diventati, penso. Ma ti vedo, beh, no. E lascia stare la scusi signora. Mamma, signor, che sto passando il bene di Dio proprio qua. E chi è? Ma chi è sto amante? Dai, chi è? Subito chi è? Niente, è un ragazzo così, giovane. Giovane? Beh, giovane, che me lo trovo vecchio. Mamma. Giovane. Ma che giovane, giovane, che tiene muscoli a tutte parti. Sparsi, li tiene sparsi. È un trionfo, proprio un trionfo. Cinzia, però, una domanda te la devo fare. Corrado, che è così geloso. Corrado, sospetta? Lui sospetta. Perché lui si mette sempre a camurria. Mamma mia, Nadia, che cosa mi sta facendo passare? Forse così, non lo so, si sta sentendo qualche cosa. Lo capisce. Mamma Nadia, quando devo uscire, mi chiede. Con chi vai? Dove vai? Venga anch'io. Dai. Che cazzo devi venire a fare, dai. Cioè, che io me lo portavo pure, non è che magari faceva un ripasso, non lo so come dire.